Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Minetto. Oggi andiamo a vedere il migliore esercizio da fare in casa per allenare le spalle. Ma prima di far questo dovete fare la cosa più importante se mi seguite, ossia andare a cliccare sulla spollicciata, spollicciona, come dico sempre, no? Quindi adesso il video è interessante, vado a rispondere a uno di voi che mi ha chiesto: sono a casa, non ho nessun attrezzo, come faccio ad allenarmi? Allora, non è facile rispondere a questa domanda se non hai attrezzi. Allora, quello che mi viene da pensare è che se sei a casa, se hai un livello principiante e vuoi allenare le spalle, la cosa migliore sarebbe sfruttare due bottiglie. Quindi potrebbero andare benissimo due bottiglie. Io adesso non le ho qua due bottiglie, ma ti faccio vedere con i manubri. Vai a prenderti le due bottigline e vai a fare delle classiche alzate laterali, in questo modo qua. Alzate laterali complete, quindi con un movimento circolare, anche se è vero che le fai solo con 1,5 kg, se sei un principiante ti assicuro che può essere un'ottima forma per allenare le spalle, ma potresti ancora, diciamo un esercizio precedente, potresti andare a prenderti le due bottiglie e fare delle spinte, un military press in questa maniera, quindi ti abbassi e porti i manubri poi verso l'alto, così. Questo è ottimo, di questi esercizi potresti fare, visto che sono mediamente dei carichi non pesantissimi, potresti gestire anche delle ripetizioni da 10 a 20 in funzione un po' del tuo livello atletico, per anche 3, 4, 5 serie vanno benissimo, sono esercizi validi per andare ad allenare le spalle. Se invece sei già un po' più bravino, potresti, a parer mio, anche qua, se non hai attrezzi, perché poi se hai degli attrezzi magari ti vai a comprare due manubri, un bilanciere, quindi puoi fare questi esercizi che ti ho mostrato con i manubri. Però se sei a casa e non hai niente, se vuoi allenarti, vuoi allenare in maniera efficace alle spalle, un esercizio che potresti fare potrebbe essere, se sei un po' più allenato, andare a prendere la cassa d'acqua. Quindi con la cassa d'acqua sono 6 bottiglie. 6 bottiglie sono sicuramente già un peso un po' più importante, perché comunque abbiamo già, se ogni bottiglia è da un litro e mezzo, 2 bottiglie sono 3, 4 bottiglie sono 6, 6 bottiglie sono 9 kg. Potresti prendere la cassa d'acqua e te la porti in questa posizione qua sul petto. No? La cassa d'acqua è comoda, verifica sempre che sia ben chiusa, che non possa aprirsi mentre fai l'esercizio, ma generalmente è ben chiusa. Quindi afferri la tua cassa d'acqua portandola qua sul petto e da questa posizione la provi a spingere sopra la testa in questo modo. Ecco, potresti lavorare anche gradualmente, quindi magari potresti utilizzare magari 2 bottiglie, 4 bottiglie, 6 bottiglie quando sei più allenato. E anche questo esercizio prendi e porti su in questa maniera qua. Ecco, di questo esercizio anche qua, se sei e vuoi comunque allenare in maniera efficace le spalle, potresti lavorare dalle 10 alle 20 ripetizioni, anche qua dalle 3 alle 5 serie. Se poi invece magari hai difficoltà, non riesci a fare questo esercizio qua con le bottiglie perché non ti senti sicuro, il carico è troppo alto, potresti andare a fare anche un esercizio a corpo libero che prende il nome, diciamo andiamo a sfruttare l'esercitazione del calisthenics, quindi andiamo a fare un'esercitazione che prende il nome di V push up, ossia dei push up in cui ci andiamo a posizionare con il sedere in alto, ci sarà carico più sulle spalle, questo è anche un ottimo esercizio. Allora vediamo qua se riesco a fartelo vedere di qua, dovresti vedermi. Comunque nel V push up ti posizioni in questo modo qua, no? Ti posizioni con le mani, vedi che le mani mi si vede, vai un po' più indietro così mi vedi. Ti metti in questa posizione cercando di spingere via il pavimento, se sei rigido puoi allargare anche un po' i piedi. Ecco, già solo rimanere qua facendo un V-stand, l'esercizio potrebbe essere già impegnativo, potresti mantenere questa posizione per 30 secondi, però se ti senti un po' più bravo puoi andare a fare dei V-push-up, ossia ti abbassi e poi spingi in questo modo qua, ti abbassi e poi spingi, ti abbassi e poi spingi. Ecco, questo è un esercizio base del calisthenics per andare a potenziare i muscoli delle spalle, è un esercizio che poi viene considerato un esercizio propedeutico per andare a fare poi tutti gli avvicinamenti alla verticale. Lavorano le spalle, secondo me questa carrellata di esercizi che ti ho fatto vedere sono tra gli esercizi migliori che puoi andare a fare se in casa vuoi allenare seriamente le spalle. Grazie per l'attenzione, spero di averti dato anche oggi un aiuto per i tuoi allenamenti e ci si vede qua sempre sul mio canale. Ciao!
Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!